sana, assaggia. Cavolo! Buona? Sì, la cucineremo così. All'indomani di una recensione negativa di un famoso blogger, lo chef Carl Kasper abbandona una cucina ormai troppo piccola per essere condivisa con la personalità dispotica del proprietario e si avventura nel vorticoso mondo del cibo da strada. Cucini il mio menù. Evviva, evviva! La recensione! Il suo spaventoso ingrassamento può essere spiegato solo con il fatto che mangia tutto il cibo rimandato in cucina. Con l'amico Martin e Percy, il figlio di 10 anni, dà inizio ad un viaggio che da Miami lo porterà a Los Angeles, passando per il Texas e New Orleans. Ma che fai? Sentite, ma non lo mando finché non va bene a tutti. Perché non ti ripresenti stasera? Ho un nuovo menù solo per te. Abbandonato il mondo di Iron Man, l'attore e regista Jon Favreau torna con Chef, la ricetta perfetta, ad un film più intimo, in cui la fragranza dei cibi e il colore delle salse hanno il merito di costruire un percorso culinario in cui dosare divertimento e leggerezza. Sera. Sapete quante persone l'hanno letto? Fai tendenza, capo. Non sarei mai appagato cucinando per qualcosa. Così, per ottenere sapore e armonia, ha miscelato l'inebriante colore del cibo con il ritmo della musica cubana. Il tutto poi è stato arricchito da un pizzico di amore paterno, mentre l'avventura on the road ha aggiunto un retrogusto più ruvido. A ridere! Tony, Carl ha preso un furgone per i tacos! Ero invidioso, sentendoti ho pensato che era quello che volevo fare. Il risultato finale probabilmente non ha un sapore particolarmente innovativo, ma è capace di rinfrescare e alleggerire una lunga estate, ahimè non poi così calda. Io entro nella vita della gente col mio mestiere, e l'adoro, e voglio dividerlo con te. Mai provata una salsiccia andouille? No. È piccante. Ti piace il piccante? No. Non è tanto piccante. Andiamo. Una vez más.